È uno dei luoghi più caratteristici della città, un raccordo simbolico tra le due anime di Fano, il mare e il centro storico. Meta di turisti e location prediletta da tantissimi giovani per concerti, spettacoli e serate estive da vivere in compagnia, la Darsena Borghese è pronta a rifarsi il look. Il cantiere è già stato aperto. Siamo alla Darsena Borghese di Fano. Questo è un luogo storico molto importante, molto sentito, riconosciuto da tutti i cittadini fanesi, molto frequentato anche, soprattutto nel periodo estivo, da turisti, sede della Lega Navale Italiana. E ci teniamo particolarmente a questo luogo. Infatti l'amministrazione ha investito per poter riqualificare questo spazio pubblico. L'intervento che andremo a fare nei prossimi mesi sarà appunto di 250.000 euro, di cui 75 circa mila euro è un cofinanziamento, diciamo, del GAC Marche, della Gruppo Azione Costiera delle Marche. Stop al degrado dunque, ma non ci si limiterà a un lifting superficiale per cancellare gli inevitabili segni del tempo. L'intervento consiste nel restaurare e riqualificare le mura presenti in questo luogo, dove verranno appunto ripulite, messe in sicurezza, consolidate. Verrà sistemato l'accesso a quest'area, quindi la discesa, che attualmente con un manto erboso, verrà completamente pavimentata ed eliminate tutte le barriere architettoniche per consentire, insomma, l'accesso anche ai diversamente abili. Verrà fatto un bellissimo intervento di illuminazione scenica, quindi verrà illuminata la facciata della Darsena, ma anche le mura, e lungo tutta la passeggiata, che noi chiamiamo passeggiata romantica, verrà fatta un'illuminazione esplosiva, scenica, su tutto il terrapieno. Verranno inserite anche delle sedute in pietra d'Istria, che era un materiale utilizzato all'epoca, quindi recuperiamo anche dei materiali storici che valorizzano questo spazio. Verrà inoltre consolidato il muro che si affaccia sul canale, mentre un'illuminazione ad hoc posizionata sotto il ponte renderà particolarmente suggestiva la discesa dell'acqua. È prevista anche la sostituzione della staccionata e lungo la passeggiata si provvederà a un vero e proprio restyling del verde, con la promessa che almeno la parte più vissuta sarà pronta entro l'estate, così che la Darsena possa riempirsi di nuovo di gente per ascoltare musica o sorseggiare un drink, Covid permettendo. Per quanto riguarda le tempistiche, cercheremo in tutti i modi di finire i lavori che riguardano questo spazio antistante la Darsena, molto utilizzato, appunto frequentato nel periodo estivo, per l'inizio dell'estate, quindi circa metà giugno, in modo da renderlo aperto e fruibile per tutte le attività che si faranno, mentre proseguiranno i lavori lungo la passeggiata anche dopo questo periodo, durante l'estate.